diretta. Amici e amici dell'autunno, un caro saluto a tutti. Forse ci vorrebbe il braccialetto Pavlov, che spiegherò fra poco di cosa si tratta per gran parte dei nostri politici meridionali, perché non è per niente bello quello che in queste settimane si sta delineando per queste nostre lande deserte. Non lo dico a caso, perché la desertificazione, non solo quella climatica, è il fenomeno davvero molto preoccupante che avanza tutto spiano ad ogni livello, ancor di più in quello culturale oltre che demografico, con lo spauracchio di veder ridurre in pochi decenni la popolazione meridionale di circa 4 milioni e mezzo di persone e con la nostra regione, la Basilicata, destinata ad essere abitata da appena 350.000 persone che saranno costrette a vivere in condizioni di disagio sempre crescente per livello di reddito e qualità di vita e dei servizi a disposizione. Sappiamo bene che in molte zone basterebbero questi dati per sollevare una vibrante ribellione che invece da noi tarda a manifestarsi in forma incisiva per una serie di motivi che sono anche la conseguenza della confusione determinata dalla crisi della politica e dei modelli sociali ed economici adottati in questi anni, che l'abbiamo capito bene, sono tutti tesi ad essere organizzati in funzione esclusivamente degli egoismi di specifici gruppi ed aree geografiche, spingendo di contro, in una condizione di bisogno e povertà impressionante, le popolazioni di vasti territori, senza che purtroppo si registri un qualche segnale di volontà a modificare questo stato delle cose. I 5 Stelle hanno rappresentato e possono rappresentare ancora una speranza di superamento dei guasti prodotti da un bipolarismo di facciata, ma nella sostanza omologato e asservito ai grandi potentati, a condizione che tengano fede alla promessa di assumersi la responsabilità di rappresentare i bisogni e non di consumare un altro tradimento verso il Sud. E molto dipende dalla partita che si sta giocando sul tipo di autonomia pretesa dal Veneto e dalla Lombardia, che in pratica è una secessione dei ricchi con furto della cassa, come puntualmente avviene dall'Unità d'Italia in poi. Per questo adesso non sono più accettabili i giochini di chi al governo o all'opposizione finisce per svilire la propria funzione in cambio di qualche prebenda o di qualche postazione di potere, facendo ricorso ai soliti metodi della malapolitica falsa e bugiarda, che è un vizio duro da togliere per tanti ministri, parlamentari, segretari di partiti, sui quali, come dicevo all'inizio, forse varrebbe la pena di passare al sistema del braccialetto Pavlov, messo a punto da un gruppo di ingegneri americani che in pratica emana una bella scossa elettrica ogni qualvolta si cede a una cattiva abitudine, anche se resta l'incognita per i nostri governanti di capire quale deve essere il voltaggio necessario per indurli ad essere seri e corretti. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it